Serena Grandi ha la volta buona, l'ammissione sull'omosessualità del figlio, ho pensato fosse colpa mia, Balivo non ci sta. Oggi la diva del cinema è stata ospite di Caterina Balivo insieme al figlio. Tra i temi toccati, il rapporto difficile con il padre assente e l'outing di Edoardo. Oggi pomeriggio, in studio alla Volta Buona, è arrivata una delle dive più iconiche della TV e del cinema italiano, Serena Grandi, per l'occasione accompagnata dal figlio Edoardo Ercole. E tra i temi trattati insieme alla Balivo, il più delicato è stato senza dubbio quello dell'omosessualità di Edoardo. A questo proposito, la Grandi è anche scivolata su una gaffe clamorosa, che ha suscitato non poche perplessità nella presentatrice Caterina Balivo. Vediamo tutti i dettagli della storia qui sotto. Serena Grandi, l'ammissione shock sul figlio alla Volta Buona. Nella puntata odierna della Volta Buona, grandi protagonisti sono stati una madre e un figlio, ovvero Serena Grandi e il suo Edoardo. Hanno discusso con la Balivo del loro rapporto, della carriera di Serena, ma soprattutto della relazione difficile di Edoardo con il padre assente. Il mio papà? L'ho frequentato poco, ha spiegato il ragazzo, non per scelta ma per casualità, lui ha avuto la sua vita, si è rifatto una sua famiglia quindi probabilmente io non c'entravo. Mi sono sentito un po' un estraneo, ha continuato Edoardo a proposito del padre Beppe Ercole, a quel punto ho preferito allontanarmi con la consapevolezza che il mio papà fosse una persona meravigliosa, ma non come padre. Ma anche se il papà è sempre stato distante, nei suoi ultimi giorni di vita Edoardo c'era. Nei suoi ultimi tre giorni di vita sono stato vicino a lui, ha detto il figlio di Serena alla Balivo, nell'ultimo periodo non era nemmeno più capace di parlare, ma io sono certo che lui mi ha riconosciuto. Il momento più delicato dell'intervista, però, è arrivato quando è stato affrontato il tema dell'omosessualità di Edoardo. Il giovane ha raccontato cos'è successo quando ha deciso di fare outing con la madre. Non è una cosa facile da dire, ha spiegato, ma è stata la dichiarazione di Serena Grandi a scioccare tutti, quando lui me lo ha detto, io mi sono subito presa la colpa. Ho detto. Forse l'ho fatto frequentare con troppi omosessuali. Allibita da queste parole, la Balivo allora ci ha tenuto a ribattere, però non mi piace che tu dica la colpa. E Serena ha provato a fare marcia indietro, beh perché in un primo momento dice oddio, è colpa mia punto interrogativo punto ma dopo due minuti dici io sono felice. Io non capisco le madri che buttano fuori di casa i figli quando si accorgono che sono omosessuali. Io sono la donna più felice al mondo. Ma la retromarcia della Grandi, anche se plausibile, non ha totalmente convinto i presenti in studio.